tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, faccio questo video molto velocemente anche perché sarà un video molto veloce. Cerco di fare ancora, di farlo diventare ancora più breve di quello che vorrei che sia. Che fosse, quello che vorrei che, insomma. Cerco di farlo in ciccia, in molto breve. Allora, questo è il video dei miei regali e autoregali di Natale. Ve lo faccio un po' in ritardo perché ho aspettato un pochino, perché volevo farmi un ultimo autoregalo. Ho aspettato questo periodo, che stiamo usando il periodo dei saldi, e appunto ho approfittato, l'ho pagato anche meno di quanto avrei pagato con un ulteriore sconto. La consecutio tempo non era giusta? Comunque, vi faccio vedere un po' che cosa mi hanno regalato. Mi metto così perché partiamo dai vestiti, e partiamo da questo. È un outfit già completo di maglia, che è una maglia abbastanza pesantina, di una ciniglia non troppo spessa, che ha i pantaloni gialli sotto e in coordinata. Questa l'ha scelta, un regalo di mia zia, di zia Concetta, la zia di Simone, e mia suocera ci ha aggiunto questa collana. E nella ripresa esterna che vedrete vi faccio vedere come vestono. È la prima volta che li indosso, quindi non so nemmeno come mi stanno. Però questa è la figura, come vedete è una maglia abbastanza larga, abbastanza morbida, non segna troppo in vita. I pantaloni anche sono abbastanza morbidi, sono un cotone, sono abbastanza pesantini, ma sono di cotone. E la collana invece è un pendaglio molto molto bello, in tinta proprio con tutto il vestiario. Nel frattempo mi è stato consegnato un pacchetto. Ciao pacchetto. Ciao, per chi vuole andare da babbo, vai da babbo, vai. Restando in tema outfit e vestiti, questo è un outfit che mi ha regalato mia suocera. La collana però ce l'ho aggiunta io, è un regalo di Natale di una mia amica di 2 anni fa. Questo me l'avete visto indossati, oltretutto, questi me l'avete visti indossati. È questo maglione tipo un crop top, e sotto ha questi pantaloni a tema, con la trama un po' scozzese, molto belli, molto comodi, come me l'avete visti nel vlog di quando siamo partiti per andare a Tallinn dai miei genitori. È molto caldo, il maglione è molto caldo anche se non sembra, e i pantaloni sono veramente veramente comodi. E questo lo posso mettere sia per essere elegante con uno bel stivale nero, con uno stivaletto nero sotto, o per essere magari anche un pochino più casual, un pochino più sporty. Ci metto sotto uno stivaletto di quelli tipo Timberland, una scarponcino tipo Timberland. Poi un regalo di miei genitori è stato, il regalo dei miei genitori è stato questo profumo di Versace, Yellow Diamond Intense. È molto è buonissimo, a me piace da morire, molto fresco, floreale, e è proprio da donna, non è da ragazzina come di solito compravo io i profumi da ragazzina. Questo è proprio un profumo da donna, non da signora, ma da donna grande. È molto buono, è piccolino perché questa è la versione da 30 ml, quindi questo volendo lo posso portare anche tipo in valigia se magari devo ripartire per un altro viaggio, chissà quando, chissà come, chissà perché. E questo me lo porto dietro, principalmente non mi hanno fatto storie in aeroporto quando siamo tornati a casa. E questo me lo metto spesso, cioè non spessissimo, ma perché lo sto centesimando, perché appunto essendo piccolino, la taglia piccola, cerco di tenermelo per il più possibile, perché è veramente veramente buono. Mi sono innamorata io di questo profumo. Se lo trovo in Italia, appena mi finisce, me lo ricompro, sempre da 30 ml magari, se lo trovo, magari anche da 60 va bene. Un altro regalo che però non ho qui al momento, perché Simone l'ha nascosto, perché Alessio tendeva ad andare a prenderlo, sono 2 biglietti per una cosa speciale per me e Simone. Sono i biglietti per questo è il tempo delle carte. Ok, basta, torniamo seri per un attimo. Cioè, mi ha preso i biglietti per andare a vedere il Notre Dame de Paris. Io appena l'ho visto, proprio Simone vi può dire la reazione mia qual è stata. Ho iniziato a urlare.
Ho iniziato a urlare? Basta, vai, sono perché era giusto. Sì, eravamo in macchina, mi ha detto guarda, c'è una cosa per te nel cassetto del cruscotto. Io ho detto cos'è? Ho visto questa bustina qui secca, questa minchiettina di bustina. Ho detto è vuota? Anche perché sono leggeri, non li senti. E niente, io ho visto questi e sono morta, sono quasi svenuta. Ho avuto una reazione che ah! Ho letteralmente urlato che ah, che bello. Veniamo ora agli autoregali di Natale, che se i regali di Natale sono stati pochi, gli autoregali di Natale sono stati ancora meno. Allora, il primo autoregalo che mi sono fatta è stato questo, ossia l'Inspired Diary di Creamy Shop, il negozio di cartocose di Miss Creamy Creamy. Vi lascio il link qui sotto se siete curiosi, andate a vedere, perché oltre ad avere l'Inspired Diary ha anche il bullet journal, i quadernini puntinati e per il 2020 chissà cos'altro ci sfornerà Daniela. E è tutto assolutamente disegnato by lei, cioè tutto design by Miss Creamy Creamy. La pala, la carta l'ha scelta lei, la copertina toccosa che sei proprio quasi, vai quasi in orgasmo da consistenza. E gli esercizi dentro, l'Inspired Diary li ha fatti tutti lei, li ha scritti tutti lei, è tutta opera sua, del suo cervellino e della sua grandissima creatività, quindi complimenti Daniela, questo è stato il mio primo acquisto oltretutto di Creamy Shop. Un altro autoregalo che mi sono fatta sono questi stivali. Li ho presi da Golden Shoes, che è un negozietto che è qui a Livorno di scarpe. Ho preso questi stivali, li ho pagati 20 euro con il 30% di sconto. Sono praticamente degli stivali che sono a mezza gamba. Come vedete, come vi dicevo appunto, sono a mezza gamba e hanno il tacco un po' altino, per cui questo sarà 8 cm di tacco, però c'è di buono che hanno il tacco largo, come vedete nell'immagine, e sono leggermente a punta. L'unica pecca è che non hanno il plateau, quindi magari per chi è alle prime armi con i tacchi, magari sono leggermente alti. Cucciolo! Sì, amore mio, sì. Un'altra cosa che mi sono autoregalata è questa, ossia l'agenda del 2020 di Mr. Wonderful. Contiene tanti sogni, programmi e molto entusiasmo. Io adoro le agende di Mr. Wonderful, questa qui è la mia seconda agenda di Mr. Wonderful e la adoro perché il design, a parte il design di Mr. Wonderful, io lo amo in tutto e per tutto. E dentro ha, come vedete, ha questo righellino che oltretutto è anche più rigido perché è tipo di plastichina rispetto a quello che avevo nell'agenda precedente. Questa è di plastichina, quindi è più rigido. Poi qui ha una bustina per metterci dentro tipo dei fogli, eccetera, fogli volanti. Qui ha mille adesivi e poi comincia il vi copro magari la mail, il telefono e l'email. Come sono brava a nascondere le cose, vero? Questa qui ci sono poi anche alcune informazioni, qui ci sono anche tipo gli orari per chi magari va ancora a scuola e poi comincia con gennaio, febbraio e è bellino perché ha tutti i mesi messi qui così, quindi se ti vuoi andare a un mese prendi l'etichetta e vai a quel mese direttamente, è molto 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 bella. Questa l'ho pagata 20 euro, invece l'Inspired Diary l'ho pagato 30 euro con spese di spedizione. Ultimissimo autoregalo che mi sono fatta, l'ho comprato ieri, è questo qui, ossia la Holiday Hall of Fame di Urban Decay. E io ero curiosa come una scimmia perché l'unica cosa che ho di Urban Decay è una palette, la On The Run di Urban Decay appunto, che è la Burnout mi pare, e qui ha praticamente tutti i prodotti plus di Urban Decay, ossia il mascara Perversion, l'All Nighter che è il Fix Plus, quello che ti dovrebbe fissare anche l'anima, una 24/7 Glide On Pencil in Perversion e la Primer Potion originale, la Primer Potion. Vieni qui, ciao.
Allora, il video è finito, ve l'avevo detto, sarà stato un video molto 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 breve. E io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Alcune cose, se trovo qualcosa di uguale o amore, se trovo qualcosa di uguale o simile comunque a quello che ho, vi metto i link in info box. Babbo, questi nascondili, se no spariscono. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, spolliciate e condividete sui vostri social network. Andatevi ad iscrivere anche agli altri miei social network. I cui link li trovate tutti quanti in info box. Ale, fai ciao! Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Fai ciao! Fai ciao! Ah, mandi un bacio? È un bacione! Un bacione vi mando! Mua! Thank you.